Ciao a tutti, oggi andiamo a scoprire assieme le bici entry level adatte a chi vuole iniziare ad andare in bici e a chi cerca dei componenti qualitativi con un prezzo contenuto. Andiamo a vedere le bici del catalogo Decathlon, le prime bici che si possono acquistare. E adesso andiamo a vedere proprio a fondo e andiamo ad analizzare questi primi modelli, partendo con la bici da corsa EDR AF105 colore nero. La possiamo trovare con un telaio Van Rysel in alluminio a spessore variabile, che è fatto per alleggerire al massimo il telaio, e l'uso dell'alluminio in questo telaio è stata la scelta ideale per ottenere un rapporto comfort dinamica molto elevato. Il telaio ha una geometria endurance che permette di macinare tantissimi chilometri con il maggiore comfort. Il telaio è omologato UCI, ha un peso di 1470 grammi, pur essendo in alluminio, abbinato ad una forcella di 640 grammi in carbonio. La trasmissione in questa bici è un Shimano 105 R7000, per capirci la nuova edizione. Monta davanti una corona 50-34 e una cassetta posteriore 32-11, adatta a tutti i tipi di terreno. Le ruote sono Fulcrum Racing 6, da 1760 grammi al paio, abbinate a dei copertoni Michelin Lithium 2 da 25 mm. Il manubrio e l'attacco manubrio sono Van Rysel come anche la sella. La bici ha un peso complessivo di 8,80 kg senza pedali in taglia M, ha un prezzo di 999 euro. Andiamo a vedere adesso la bici da corsa EDR AF Ultegra bianco-nero. La forcella e il telaio sono uguali al modello che abbiamo visto precedentemente, quello che cambia è il colore, come si può proprio notare. La differenza sostanziale sta nel gruppo in questa bici, infatti qui abbiamo un Ultegra R8000 completo, dalla pedivella al freno. Il gruppo in sé ha un prezzo di listino di all'incirca 700 euro, dipende anche dove si trova. Monta delle ruote Fulcrum Racing 4 in alluminio da 1725 grammi al paio, con un profilo da 35 mm, abbinati a dei copertoni Antixon HDF. Anche qui, come la bici che abbiamo visto prima, monta una sella e un manubrio Van Rysel, per un peso totale di 8,6 kg, a un prezzo di 1299 euro. Questa bici è in alluminio, può essere, come ho detto prima, una bici molto comoda, soprattutto se non si vanno a cercare le performance. Difatti, come abbiamo visto, non andiamo su dei pesi molto esagerati, all'incirca un chilo rispetto alla versione in carbonio. Ritengo difatti questi modelli che sono perfetti per iniziare. Abbiamo visto anche la qualità dei componenti che sono stati montati su queste bici, con un prezzo molto accessibile a tutti. E ora andiamo a scoprire i modelli in carbonio invece. Vediamo una bici da corsa Ultra CF900 che si può trovare in colorazione sia nera che in colorazione blu. Il telaio è Van Rysel Ultra Evo Dynamic, che è un telaio molto adatto alle montagne e alle corse classiche più esigenti. Difatti questo telaio è stato studiato nel nord della Francia, che confina con il Belgio, e quindi sono stati testati nelle strade di tutte le classiche del pavé più famose, dalla Parigi-Roubaix al Giro delle Fiandre, a tutti i muri più famosi. È formato da delle fibre HM e IM, per ottenere un buon rapporto tra peso e dinamismo. Il peso di questo telaio in taglia M è 850 grammi, abbinato ad una forcella, sempre Ultra Evo Dynamic, dal peso di 450 grammi. La bici monta un Shimano 105 R7000 completo. Qui troviamo una cassetta posteriore da 11,28 davanti a una moltiplica da 36,52. Anche qui l'attacco manubrio e il manubrio sono Van Rysel, come anche la sella. In questa bici invece troviamo delle ruote Mavic Axiom, del peso della ruota anteriore di 865 grammi, la posteriore da 1015 grammi. Montano dei copertoni Mavic Axiom 700x25, il peso totale di questa bici è 7,99 kg in taglia M. Il prezzo totale di questa bici al momento è 1499 e la troviamo anche scontata in questo momento. Andiamo avanti e vediamo l'ultima bici di oggi, che è la bici da corsa Ultra CF, sempre in colorazione nera oppure in colorazione blu. Anche in questo caso il telaio e la forcella sono uguali al modello che abbiamo visto precedentemente, e andiamo a vedere
cosa cambia? La differenza che qua sta nel gruppo. Difatti qui abbiamo un Ultegra R8000 completo, sempre dalla pedivella fino al freno. Il gruppo in sé all'incirca il prezzo è di 700 euro. Anche qui la cassetta è 1128, monta una sella fisica Antares nera, che anche lei ha un prezzo di listino all'incirca sui 100 euro. Il manubrio montato, come l'attacco manubrio, sono dei Deda 02 in alluminio. Le ruote montate in questo caso sono delle Mavic Cosmic Carb con un profilo di 45 mm. Le ruote sono in carbonio con la pista frenante in alluminio. Anche queste hanno un prezzo di listino che si aggira intorno ai 1000-1200 euro, abbinate a dei copertoni, anche qui Mavic Ixion Pro. Il peso totale di questa bici è 7,6 kg in taglia M. Il prezzo totale al momento è di 2289 euro, che lo troviamo scontato al posto di 2499 euro. Spero che queste informazioni ti siano state utili e spero che questo video ti sia piaciuto. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per vederne dei prossimi. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima.